Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo episodio di Doran Red. Come vedete siamo su un nuovo gioco e siamo ritornati insieme ad Albis e con noi c'è anche un'altra persona che non è mai venuta a giocare insieme a noi, nei gameplay almeno. Si chiama AleMindDev, adesso ha cambiato nickname e si chiama EmiliaDev, non so perché, però lasciamo stare questa età. Si chiama AleMind, chiamatelo così sempre. Va bene, qui con me è ritornato Albis dopo tantissimo tempo che non facciamo gameplay insieme. Da tanto tanto. Passiamo proprio al play, ragazzi. Siamo con Worms Ultimate Mayhem. Non so come cazzo si legge Mayhem. Fan. Ah, ok, va bene. Lui è bravo in inglese, io no. Non è vero. Io sì, io sono un inglesino. Lui proviene dall'Inghilterra. Però non puoi vivere più qui, lo sai? Io sono inghilterrese. Inghilterrese. Vabbè, ragazzi, questo gioco. Abbiamo portato questo gioco perché noi, quando eravamo piccoli, io, Albis e AleMind, ci giocavamo tempo fa insieme, tutti e tre da piccolini. E poi vabbè, è stato portato anche sul computer, mi sa, nel 2011. Perché comunque ci giocavo quando avevo 13 anni, quindi figuratevi. E ora ne ho 21, quindi è abbastanza vecchio. Però come dire, questo gioco è fantastico. E infatti appena l'abbiamo trovato in offerta, l'abbiamo immediatamente comprato. E immediatamente ci facciamo un bel gameplay, perché è stupendo questo gioco. Comunque AleMind ci ha salutato con il suo hello. Ora vediamo cosa fa. È indeciso il ragazzo, sta andando in confusione, non sta capendo più niente. Si sta ingrippando. Si sta ingrippando. Chirigaia chirido. Oh, tocca a Mussolini. Vai Mussolini. Ecco a voi ragazzi il team dittatori tra Stalin, Mussolini e Hitler, quelli più conosciuti. Poi c'è quello spagnolo e quello di Cuba. Francisco Franco. Cade tu Carol. Anche okay, questo è napoletano? Non mi sbaglio. Cade tu Carol. Tu Carol. Comunque sei un bene, pezzo di togli merda. 75 a Valerio. Sei un pezzo di merda. Merda, complimenti. Ora toccherà a me, finalmente, con il team di di come cazzo si chiama? Spaceman? Vabbè, comunque devo farmi anche io la squadra appena posso, che non me la sono fatta. Allora, vediamo un po'. Ora noi prendiamo una bella bombetta. Lì vedo Mussolini e un altro tizio. Bene. Dicevano che so buttare le bombe bene. Bene ragazzi, due misclick da parte di... No vabbè, AleMind non ha nemmeno colpito con... AleMind è andato in panico. È andato in panico, premuto EQ, tutti i tasti a caso. I marinai. Pezzo di merda, guarda. La mia squadra si sfoga su di me. È la più forte ed è la più bella. Guarda come si sfoga. Ah no, invece io. Tagliavate. C'è un pezzo di merda. Oh, per poco non andava in acqua. Ma però tanto è morto. Oh, capisco. O Carol ha pagato il tributo della natura. Tocca ad Albis. Morto Hitler. Hitler, anche lui tornato in vita. Oh, vicino a al personaggio di One Piece. A botta in faccia. Monkey di Luffy ha imitato il Titanic. Non sapeva nuotare. Dei pirati che non sanno nuotare, ragazzi, questo è sconvolgente. Tocca a Valerio. Bin Laden vicino a me. Ciao Bin Laden, come stai? Inutile che mi prendi per il culo, pezzo di merda. Ti faccio saltare la testa. Allora. Noi facciamo una bella cosa. Ne prendiamo questo. La mettiamo vicino a Bin Laden. Ragazzi, questo... Ah, comunque questa squadra che ho io non l'ho scritta io, l'ha fatta Dora Red. Oh, pezzo di merda, non dire queste cose. Quindi se vedete che Bin Laden l'ha scritto lui. Senti, io l'ho scritto in modo veloce. Perché sennò perdevo tempo. È un panino. Bin Laden. Vabbè, ma la gente che ne sa, mica è musulmana. Eh no, capito come. Ma nessuno è musulmano. Non facile, Dora non è da ricevere rinforzi. Naruto cade a terra. Per poco non andava in acqua, ragazzi. 9:30. Guarda, lì c'è Mussolini, Mussolini va, parte. Mussolini è morto, mi sa. Prende anche per il culo Mussolini, anche... Ciao.
Anch'essi fa delle cose. Grazie Albis, i primi saranno i primi saranno gli ultimi saranno. Ah, ma mi sono morti due. Vai Stalin, tocca a te. Dai. Io vedo due vermi. Geronimo! Continua a dire Geronimo. Senza fine. Brisa! No, comunque hai tre vermi, non due. Prendi anche ancora per il culo. Ce la fai? Alvis, il tempo scorre per... Ah, fucile. Addirittura. Per quanto non l'hai buttato a mare? Ma è un altro colpo. Oh, perché un colpo? Ti ha detto anche su Cablias. Attualmente Alessio è in vantaggio. Non vedo un cazzo. Dove cazzo sono? Io vedo lì due vermi. Direi di fare una cosa. Ok. Nessuno l'ha visto questa scena, ragazzi. Non vi preoccupate. È tutto ok. Veramente. No, vai. Vediamo cosa farà questo mitico. Oh, Hitler, no. Riposa in pace, Hitler. Ci abbiamo voluto bene. È identico. Io almeno in questo sono stato bravo. LOL, addirittura. LOL. No. Avete perso tutte e due. Dai, veramente. Adesso sei un grande, sei un grande. Fuori un okay. Ma lui è morto, a me Hitler ha preso qualche punticino. Tuo Hitler è morto. Ah. In vantaggio va ovviamente Oran Red, ragazzi. Mi sono rimasti due con la... cioè 100 vita. Vabbè, sono dettagli. Questa è stata colpa del nostro caro minchia. Minchia potenza. Sai, è vero che ho tutti i vermi io, a voi non avete un cazzo di... Sì, lo sappiamo. Ah, abbiamo uno a testa. Perfetto, quindi sapete che ho il vantaggio. No, tu ne hai due, non ne hai... Vabbè, però è come se ne fosse uno, perché c'è 100 di vita. Ti giuro questa... Ah, ok, vedo Hitler. Che cazzo è qui? Bin Laden. No! Ok. Ok, ci siamo. Allora, eliminiamo. E dai, no! Aspetta. Oh, sei morto. Oh. È ora che eliminassero Bin Laden. Addirittura. Dai, per uno. Ragazzi, siamo... Come vedete, sto facendo abuso. Il più forte qui sono io. Vabbè, perché io ed il caro Emilia Dev ci siamo accaniti. Questo grande Emilia Dev, guarda, si è suicidato. Quindi poteva... Ma poi la sua voce è così soave. Sì, sentito. Infatti, quando parla... Grazie, mi accorgo da una voce molto tranquilla ed è simpatico come persona. Bravo. Bravo, bravo. Per poco. Che cazzo hai combinato? Ce la farà? E che ce l'ha fatta? Vuole accanire su Stalli? Sì. Stanno. Sa che arma ha preso? Non me ne fare veloce? Devi farla esplodere tu, genio. Genio, genio. Stale. Il primo ad uscire da questa partita. Stale. Il primo ad uscire da questa partita è Ale Mai. Quanti cazzi di HP c'ha? Stalin è vicino alla vittoria, ragazzi. Guarda come mi indica un'altra persona. Quanti HP ha perso? Vediamo un po'. Paoli Piolo. Vabbè, ma hai vinto tu, che è forte. Ma ragazzi, io sono forte, per questo vinco io. No, c'è culo, dite, no, non è culo, ragazzi, siete
calmati, calmati. Ma non mi dire che ho malato il mio verme. Complimenti. C'è questo Stalin carino qui. Ciao Stalin, tutto ok? No, 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 lascia stare, lascia stare. Ma invece no. Valerio dice no. No, per niente. Un bagraffolo, vai. No, no, no. Cioè, non c'è tutto un cazzo, insomma. 14. Vabbè, c'è qualcosa. Sì, certo. Ora tocca Emilia Dev. Dagli questo Emilia Dev, sciocca, sciocca tutti, dimostra quanto sei forte. Tocca un asilattico. Ti accanisce su Stalin. Continua, lo vuole toglierti da mezzo, non gliene importa della vittoria. Oppure magicamente di ok, no. Vuole proprio morto, ti vuole morto. Aia, 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 ciao ciao. Ti sei anche ammalato, Stalin. Tocca ad Alvis, vai. Vai Alvis, vendicati. Usa la tua vendetta. Ora non si combatte più per la vittoria. Si combatte per la vendetta. Addirittura, per la vendetta. Così date la vittoria a questo, questa armata di uomini spaziali. Ah, è il cazzo che vuole la vendetta. Qui vuoi eliminare tutti. Lo sai, è vero che si fa qua? Ah no. No! No, per 14! Per 14 HP! Vabbè, sono dettagli. Tocca a me. Allora. Ok, perfetto. Cosa no? Dov'è il vermedi? Ok, qui. Quindi in teoria siete vicini. Dove stai? Ah, guarda come finirà questa partita. Con l'ultima cosa. Guardate ragazzi, guardate come finisce. Bombardamento aereo. E così finisce questo game, ragazzi. Così finisce questo game. E il vincitore è Orange Red, ovviamente sul mio canale vince solo, vinco solo io. Sono liquidazia. Ha vomitato il mio room. E vincono così i vermi di Orange Red. Anche poi gratificio per noi, ragazzi. Che culo. Complimenti alla mia squadra, ragazzi. Complimenti, veramente grandiosi. Vincitore, il game è durato 12 minuti, minchia, un bel po'. Ma anche ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ci fermiamo qui perché comunque l'episodio è venuto a 12 minuti. Se questo episodio vi sia piaciuto e vi interessa che portiamo altri gameplay di questo gioco, ci saranno comunque Emilia Dev e Alvis. E probabilmente ci sarà forse un'altra persona che comunque dovrebbe fare qualcosa insieme a noi. Vabbè ragazzi, ci fermiamo qui. Allora, al prossimo episodio, ciao a tutti. Arrivederci.